Presidente Scordo, il CLT ospita la festa di fine anno del tennis ternano, a rimarcare ancora una volta il legame con la sezione tennis della Polisportiva, che ha raggiunto quest'anno risultati ancora migliori rispetto al 2014 e diventa sempre più difficile confermarsi, ma sembra una lieta consuetudine. È stato un piacere anche quest'anno ospitare nella nostra biblioteca storica la festa del tennis di Ternano. La sezione tennis si è contraddistinta in tutto il 2015 per grandi risultati. Abbiamo superato le 200 unità di giovani, ragazzi e ragazze che hanno svolto durante tutto l'anno il tennis sui nostri campi, qui in via Muratori. Siamo certi che anche nel prossimo anno, con il team che abbiamo, guidato dal responsabile Ruello, dal maestro Moscatelli e dagli altri istruttori, potremo ottenere ancora migliori risultati e diffondere ancora di più in tutta la città questo sport che sta conoscendo una seconda giovinezza. Con il fiduciario maestri e tecnico regionale Andrea Paiello, la festa del tennis ternano per festeggiare un 2015 ricco di successi, pieno di tornei, di giocatori, di sempre più appassionati e anche di risultati con il secondo posto alla Coppa delle Regioni. Sì, veniamo proprio da tre giornate di intenso tennis ed intenso sport e di grande correttezza per la Coppa Inverno, dove ci ha visto giocare contro il Piemonte, il Lazio e la Sardegna, e devo dire che l'Umbria ha conquistato uno storico secondo posto, sconfitti solamente 4-2 contro il Piemonte, ma battendo il Lazio, che non era mai successo che l'Umbria avesse battuto una regione così importante, e la Sardegna. E grande merito di questo risultato va sicuramente alle donne, a Linda Alessi, vincitrice di tutti e tre i singolari di due doppi, e a Giorgia Rosi, che è una rappresentante del tennis ternano, anche lei ha vinto tutti e tre i singolari e i due doppi giocati insieme a Linda Alessi. Ecco, una delle premiate stasera Giorgia Rosi, assieme ad altre promesse, tanti giovani, ma anche a un folto numero di veterani, di appassionati, segno che il movimento nel suo insieme è bello presente, è vivace, lo testimoniano i tanti tornei giocati, il numero di iscritti, il numero di tesserati, a fronte magari di una piccola carenza nelle strutture. Sì, indubbiamente rispetto ad esempio a Perugia abbiamo molti meno campi, alla provincia di Perugia abbiamo meno campi coperti, abbiamo anche forse meno under di un certo livello, ma siamo anche più piccoli, ma stiamo crescendo tantissimo sotto l'aspetto dei tornei, sotto l'aspetto tecnico, sotto anche l'aspetto dell'organizzazione proprio strutturale. Abbiamo fatto le ultime due riunioni dove stiamo programmando lo Junior Program, che è un circuito per bambini dai 6 praticamente ai 10 anni, e per la prima volta si sono presentati praticamente tutti i circoli affiliati della provincia. È segno che c'è un interesse esponenziale proprio dal settore degli under 8-10 a poi ai giocatori di categoria.